Vieni dentro. Vieni. Oh. Vaffanculo. Vieni qua. Ma che problemi ha? La pecora è sul tetto. Boom. Che schifo! E ciao a tutti, sono Cabane e benvenuti in questo nuovo episodio. Come vedete siamo con il nostro bellissimo scimmione e come vedete là dietro, come si fa? Tutte le volte mi dimentico, F5, la mia casa ha subito qualche miglioramento. Sì, solito pillar che un giorno tireremo giù e anzi si sta espandendo. Siamo a due cose, mamma mia, questo nuoto è fatto male. Esci! Ok, tra l'altro non so se avete visto l'altra volta, cioè io me ne sono accorto oggi, ma si sono probabilmente buggati i villaggeri e hanno deciso di piantare soltanto patate. Guardate questo qua, che io pianto e lui subito dopo, cioè ho sbagliato, io tiro via e lui subito dopo lui piantava. Questo coso non ho ancora capito che cavolo serve. Ci ho messo un fiore qua dentro io. Ok, non ho idea di cosa io abbia fatto, ripeto. Adesso provo a toccarlo con una carota. Ok, qualcosa succede, sembra tipo che si fertilizzi. Sapete che non ho idea di cosa voglia dire sta roba? Ok, sì, come vi stavo facendo... mi sono perso. Ok, sì, eccola là. Ho migliorato un pochettino la casa, via erbacce schifose, perché mi sono reso conto che effettivamente faceva parecchio schifo. Sapete che vi dico? Io catturo una pecora. Vieni dentro. Vieni. Dai, ma che c'hai, paura della casa? Mica te magno, eh. Oh, vaffanculo. Ok, sì, l'ho migliorata un po', l'ho espansa perché mi sono accorto che effettivamente era un buco. Devo ancora spostare tutto e c'è, continua a non esserci il tetto e continua a non esserci, o meglio, adesso non ci sono qua perché effettivamente, ah, tornata. Vieni qua. Ma che problemi ha? Perché non entra? Cioè, voglio dire, è gigante. Oh, brava. Adesso sei chiusa qua dentro. Contenta? No, può anche scappare, tra l'altro. Vabbè, non scapperà mai. O meglio, sarebbe bello vederla effettivamente che cammina sopra il bordo. In realtà non credo che poi si butta giù. Non ho il tetto perché non ho le torce e non ho i qua perché voglio metterci del vetro. E andrò, infatti, per prima cosa a prendere il vetro. Ah, cavolo, dovevo organizzarmi le chest, ma mi sono assolutamente dimenticato. Quindi, per prima cosa, vediamo un attimino di fare un attimino di ordine. E ci facciamo momentaneamente qua una chest con dentro tutto, tipo il cibo, magari. Qua ci metti, lasciamo un attimo le cianfrusaglie. Non so quanto possa essere considerato cibo quella roba lì, la patata schifosa, però vabbè, per il momento la piazziamo lì. Effettivamente il progetto di questo episodio sarebbe quello di fare il cibo. Questo non so quanto possa essere considerato. Vabbè, facciamo una cosa, prendiamo tutta sta roba qua, che è pseudo commestibile, anche la carne marcia. Dai, buttiamoci dentro tutta sta roba qua. Ho in mente di fare sottoterra un deposito, mentre sopra decideremo poi. Farò il secondo piano e vedremo. Ok, allora avevo detto che per prima cosa sarei andato a prendere la sabbia. La sabbia ce l'abbiamo subito qua di fianco a casa, quindi prendiamo la nostra pala, anzi prendiamo quella di pietra così la distruggiamo. Tra l'altro ringrazio Marco Otto che sotto il secondo episodio ci ha scritto che gli piace come abbiamo fatto il nostro video, quindi lo ringrazio, è il primo persona tipo che mi fa i complimenti, come persona che non conosco, e quindi veramente grazie. Perché come gli ho scritto nei commenti, effettivamente avere qualcuno che ti dice sei bravo quando hai così pochi iscritti è molto incoraggiante, perché spesso ti viene in mente ma perché lo sto facendo, voglio dire, non li guarda nessuno questi video, però devo dire che cavolo che bordello ho creato, che effettivamente è appagante poi quando qualcuno ti dice che sei bravo, quindi grazie mille Marco 8 con la K. Ok, abbiamo già un bel po' di sabbia, per il momento va bene, qua un po' sistemerò, credo che coprirò tutto con della terra perché così è un bel casotto. Tra l'altro potremmo fare il percorso che arriva fino là. Mettiamo a cuocere tutto questo vetro. Tra l'altro con tutte queste torce, con questo carbone potrei effettivamente usarlo anche per fare qualche torcia piuttosto che farlo per fare schifo. Ok, ce l'ho un secchio che è sicuramente utile. Per il momento no, quindi dobbiamo sicuramente con questo ferro farci un secchio. Poi, allora iniziamo a farci una piantagione normale e poi provvederemo anche a farci una piantagione automatica, semiautomatica e tutto quello che è. Io sono un amante di quelle piantagioni in cui scende l'acqua e va a annaffiare tutto, cioè spacca tutto, le faccio sempre. Ci vuole un secolo tra l'altro a farle e un bel po' di materiale, cosa che ovviamente al momento non abbiamo. Ok, devo farmi anche una zappa, giustamente, perché sennò voglio vedere come faccio. Lì c'è un blocchettino di sabbia, beh, lo andiamo a prendere, lo lasciamo lì da solo, poverino.
e iniziamo a farci la nostra piantagione. Dove la facciamo la nostra piantagione? Proporrei di farla in questa zona, qui. Ok, allora andiamo a ricoprire un attimino questo buco d'acqua, che non mi è simpaticissimo in realtà. Lì sotto c'è del carbone, mamma mia. È un regalino questo, assolutamente. Ok, devo coprire tra l'altro tutto sto schifo. Sì, sta facendo... Guardate che bello il tramonto nel deserto. Ah, devo anche mangiare e sto finendo il cibo. Non è vero, ho 56 carote, diciamo. Attenzione, domani mattina troveremo la pecora sul tetto, è chiaro. Ah, come di consueto, questa volta abbiamo la Monster Punch, che vedrete anche, o avete già visto, magari, non lo so sinceramente, non ho idea di come usciranno, nel video di Formula 1, quello in Spagna. Che è stata una gara da dimenticare, non so se... è già uscito, probabilmente uno spoiler, ma va bene, ritenetevi fortunati che sapete lo spoiler, fortunati. Non è tutto questo gran spoiler incredibile, vabbè, ho detto, oh, gara da dimenticare, vabbè, ovviamente capite che ho fatto schifo. Vabbè, dai, vi dico anche perché, semplicemente perché ho usato l'ABS, scusate, ho disattivato l'ABS per la prima volta, pensando di essere in grado di fare una gara decente, ma non è stato così, assolutamente. Perfetto. Dopo aver tappato tutto, andiamo a ristappare. Mi sono incastrato. Ma da dove sono sceso? Non vorrei che i villaggeri vengano qua a farsi i cavoli miei. Quindi probabilmente sarò costretto a farci una specie di recinto intorno. Perché sennò quelli là vengono qua a rubarmi le robe. Non ne hanno già abbastanza, eh. Loro e le patate, perché non ho idea del perché si siano piantate soltanto le patate, eh. Chissà come mai. Sono dei buoni intenditori. Noi non faremo così, però. Nonostante, diciamo, che le patate non ci fanno schifo, eh. Però, ci conviene fare un qualcosa di un po' più versatile, diciamo, come piantagione. Qua c'è un altro buchetto. Oh, mai visto nessuno così felice di trovare carbone, però non ne abbiamo. Così magari potremmo anche farci un tetto sopra la casa, no? Ok, ci siamo. Allora, cominciamo a scavare. Facciamo delle piantagioni piuttosto classiche. Allora, so che adesso si può fare anche una roba del genere, cioè praticamente metti l'acqua al centro e puoi già farci 4x4 intorno. Non sono bellissime, però, in realtà, quelle fatte così. No, no, la pala! La zappa, come cavolo si chiama? Dobbiamo andare... Perché c'è un blocco di... Mi sa che c'è qualcosa qua sotto e io non ricordo. Assolutamente no. Ma io avevo catturato degli animali, ora che ci penso. Qui sotto, qua, questo è chiaro che c'è qualcosa sotto. Sento anche il rumore di pecora, non so se è la mia. Però io sono abbastanza sicuro che avevo catturato delle pecore nel primo episodio, se non sbaglio. Quindi, boh, vabbè. Un giorno le ritroveremo sotterrate, magari ritroveremo il petrolio al posto delle pecore. Cosa devo fare? Ah, la zappa. La zappa la facciamo di pietra, col cavolo che ci spreco. Il ferro, che al momento è una materia fondamentale, sì. Col cavolo che sbaglio. 1, 2, 3, 4. E ok, questo qua dovrebbe rimanere già tutto irrigato. 2, 3, 4. Ok. Ok, potremmo farcelo un po' a settori, diciamo. Spero che i villager non ci ruberanno le cose, però almeno abbiamo una piccola fonte di cibo e sarebbe anche ottima cosa fare l'allevamento. Sì, c'è pure un cavallo. Chi se lo ricordava il cavallo? Assolutamente, proprio me l'ero completamente dimenticato. Allora, metterli sulla sabbia mi sembra un po' un'idea del cavolo, per il semplice motivo che, se non sbaglio, le pecore hanno bisogno dell'erba. Potremmo in realtà metterci dell'erba al posto che delle cose del genere. Tipo qua possiamo anche sfruttare questa parte per farci una piantagione di barba... No, di come si chiamano? Di canne da zucchero, no? Io tra l'altro sono andato a prendere tutta la sabbia tipo in un laghetto, stupidissimo, quando qua avevo il deserto, cioè sono un genio. Ho anche pensato, ma la sabbia c'è in questo mondo? Ho un deserto, c'è una piramide là dietro da andare a visitare. Sì, se non lo sapete c'è una piramide che andremo a visitare presto. Guardate lì che riunione dai villaggeri. Non è che per caso ci avete una pala da darmi? Tu c'hai una pala? I maiali mangiano le patate. Ma in realtà potremmo già far riprodurre un paio di maiali, uno, due. Poi magari facciamo anche questo con te, che non ho ancora mangiato, se non sbaglio. Facciamo qualche piccolo maialino. Non abbiamo delfino al momento. Comunque già questi villaggeri hanno già fatto qualche allevamento. Tu vai via però, se no ti uccido. Ho cibo, devo mangiare anch'io, te non mangi, ti ho già fatto mangiare. Ma già voglio. Sto cercando più che altro una compagna, immagino.
Ok, ho capito che mangiare le patate così è un'idea del cavolo. Devo farmi anche un falò, magari, in modo che posso far cuocere le patate velocemente. Piuttosto che fare cose stupide in questo modo. Vabbè, qua. Sfruttiamo per bere la patata per prenderci quel mezzo cuore. Mezzo cosciotta, anzi, rimanente. Qua devo sicuramente fare ordine in casa. E abbiamo il vetro, ok. Quindi procediamo subito col vetro a fare i vetri nella casa. Allora, al momento li piazziamo tutti in questa zona, cioè dappertutto. Qua non so sinceramente cosa fare, non ho ancora idea. Potremmo fare tipo delle colate d'acqua o di lava. Di fianco al legno non mi sembra un'idea ottima, eh. E tra l'altro mi sa che gli zampilli della lava vanno lo stesso a rompere le palle. Potremmo fare anche questo livello in realtà di vetro, potrebbe essere un'ottima idea. Vedremo magari. Aspetto anche i vostri commenti, ditemi un po'. Se secondo voi ci sta fare anche quel livello lì di pietra. Allora, questo qua non vorrei romperlo al momento perché poi ci servirà, quindi facciamo una roba del genere. Ho balzato un coso. Sul tetto, attenzione, la pecora è sul tetto. La pecora è sul tetto. Boom. Olè. Che bello, facciamo la copertina così adesso. Purtroppo, no. Oh, what the fuck. Ma che brutto. È orribile. Ciao. Se n'è andata. Diamo la copertina del titolo dell'episodio. Ho decapitato una pecora. Sì, comunque secondo me potrebbe essere una buona idea comunque mettere il vetro tutto anche su questo livello. Qua non so, sopra la porta. Mi piacerebbe magari farci qualcosa di diverso. Potremmo usare per esempio un legno diverso per fare una specie di arco. Oppure di mattoni. Non so come si facciano i mattoni. Immagino con l'argilla. Sì, potrebbe essere un'ottima idea fare un tipo di mattoni così. Magari anche farci tutta la casa di mattoni, molto in vecchio stile, diciamo. Ok, volevo prendere qualcosa, ma non ricordo cosa, per fare la piantagione di canne da zucchero. Probabilmente le canne da zucchero, però attenzione, perché avevo detto nel primo episodio che una canna da zucchero l'avrei tenuta in disparte perché sarebbe stata là. Comunque si diverte, eh. Si diverte sta scema. Gli daremo un nome, la chiameremo, boh, qualche nome... Nick quasi senza testa, perfetto. Ciao. Nick quasi senza testa. Il fantasma della nostra casa. Perfetto. C'è un maiale, potremmo buttarlo nel nostro... Allevamento, ci sto finendo dentro io. No, vabbè, per il momento lo lasciamo lì. Per il prossimo episodio magari faremo anche l'allevamento. Ah, sì, è vero, volevo disboscare un pochettino qua la sabbia. Eh sì, mi pare un'ottima idea. Tra l'altro mi sento l'inventario pesante in stile Skyrim. Non credo c'entri in realtà. Forse è semplicemente un'impressione che sto andando lento. Ops. Oh. Però non vorrei che adesso Nick quasi senza testa mi scappi, eh. Però non credo. Vabbè, dai, lasciamolo abbastanza libero, poverino. È un fantasma, può passare attraverso i muri, giusto? Cosa sto facendo? E presto devo tornare in miniera per cercare qualche materiale magari un po' più interessante. Raga, i cactus servono qualcosa? Ed eccoci qua, la nostra piantagione di canne da zucchero è appena iniziata, che è fondamentale per fare la libreria, perché ovviamente i libri si fanno con quella roba lì. Va bene ragazzi, allora la piantagione è seguito completa, vabbè manca soltanto lì, la casa è rimodernizzata già così con quei buchi di fianco, in realtà non mi dispiace, potremmo anche pensare di lasciarla così. Bello, quel lama lì è bellissimo, mi piace tantissimo questo lama marrone. Mi sputa? Come si fa a farsi sputare? Non vorrei ucciderlo in realtà. Che schifo! Bene, dopo lo sputo del lama facciamo il solito pillar. Anzi, andiamo... Ma qua cos'è successo? Perché c'è il buco ai ponti? Certo che i villageri a fare i ponti sono proprio stupidi. Anche quel gatto lì un giorno sarà il nostro. Dovremmo fare la farm automatica di pesca per prenderci le targhette. Perfetto, signori! E sul nostro pillar, guardate che bella la nuova casa! Tra l'altro quel monte, non so se l'ho già detto, ma sembra quello in Australia. Con... non so come si chiama, il monte piatto che c'è in Australia. Perfetto, signori! Siamo qua in alto, anzi ci teniamo in mano la nostra sabbia, che è stata un po' l'emblema di questo episodio. Beh ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio, non mancate assolutamente, faremo la farm di una fattoria, diciamo, qualcosa del genere, quasi sicuramente, e poi dovremo sicuramente andare in miniera. E là in fondo, anzi, non si vede, ma là dietro c'è la solita piramide che abbiamo ancora lasciato lì. Bene a tutti ragazzi, ci becchiamo al prossimo video. Che schifo!